Buongiorno a tutti, buongiorno colonnello. Buongiorno Elisa. C'è aria di neve anche in pianura, ne parlano un po' tutti. Sì, è vero, anzi, è imminente perché domani, giovedì 12, un nucleo di aria polare perché arriva dalla Groenlandia dopo aver attraversato l'Atlantico, quindi il freddo si mitigherà un po', tant'è che si chiama aria polare marittima, raggiungerà anche l'Italia portando molti eventi di rilievo, innanzitutto piogge sulla regione di nord-est tirreniche, delle nevicate sulle Alpi oltre 300-700 metri, nella notte al mattino qualche possibilità di nevicata anche nel sud della Lombardia e nel Piacentino Parmense, nelle aree più vicine alle regioni appenniniche. Nel pomeriggio qualche possibilità di nevicata anche in Romagna e in pianura. Attenzione, forti venti di maestrale sulle isole maggiori e sul medio-basso Tirreno. Venerdì ancora questa fase invernale proseguirà perché ci sarà un secondo nucleo di aria sempre polare marittima in arrivo ancora dalla Groenlandia, ma ancora più freddo. Venerdì è una giornata orribile, attenzione se vi dovete spostare perché piogge ovunque, piogge forte sull'Umbria, il Lazio, la Sardegna e la Campania, nevicate sulle Alpi fino a Fondovalle di forte intensità sulle Alpi piemontesi e Val d'Aosta, nella notte nevicate anche in pianura sul Piemonte. Nel mattino ancora nevicate sul Novarese, sulla Bassa Lombardia e sul Piacentino. Attenzione, un altro elemento di negativo: forti venti di libeccio sulle regioni tirreniche, sul Mar Ligure, tant'è che potrebbero raggiungere anche i 100 km all'ora. Con 100 km all'ora le mareggiate saranno purtroppo di notevole intensità sulle regioni tirreniche, purtroppo. Poi ci sarà una seconda fase, sabato, domenica e lunedì, in cui questa ondata di freddo si decanta un po', quindi avremo freddo al mattino con delle gelate, soprattutto sabato e domenica al centro-nord, ma via temperature in crescita senza... e bel tempo, no? Ma attenzione perché tra il 17 e il 22 arriverà una fase piovosa, ma solo limitatamente a alcune regioni dell'Italia. La regione di nord-ovest e Lazio, Toscana, diciamo in parte anche l'Umbria. Quindi il resto dell'Italia invece fra il 17 e il 22 bel tempo perché, quindi su gran parte dell'Italia bel tempo perché lì si allungherà un'alta pressione che avrà il suo centro d'azione sull'est europeo. Quindi, riassumendo, una fase invernale, no? 2 giorni. Poi una fase di decantazione, freddo al mattino, al nord anche di giorno. E poi questa fase 17-22, temperature in rapido rialzo, no? Per effetto di questo anticiclone, piove solo sulle regioni di nord-ovest, Toscana, Umbria e Lazio. E quindi siamo arrivati al 22. Bravo, tu pensi di aver finito? Sì, ho non ho No, finito. perché almeno Natale, dai. Aspettavo, ma mi sono preparato a cosa Lo gridi, so. mi lasciavo prendere in contropiedi, no, E in effetti sì, me l'aspettavo che avrebbe chiesto il tempo per Natale. Non possiamo dire come sarà il tempo il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, ma possiamo dire mediamente come dovrebbe o potrebbe essere il tempo nella settimana, nel periodo dal 23 dicembre fino alla fine del mese di dicembre. Bene, diciamo che ci saranno venti atlantici, quindi freschi, ma non freddi, da nord-ovest. Quando i venti atlantici vengono da nord-ovest, la barriera alpina ci protegge dalle perturbazioni, quindi non ci dovrebbe essere piogge su tutta l'Italia, eccetto qualche debole pioggia forse sul Piemonte, sul Ponente Ligure e sull'Isola Maggiore, ma non tutti i giorni, magari 1 o 2 giorni e basta. Quindi potremmo dire Sì. una fase di bel tempo con temperature in rialzo, temperature gradevoli, nevicate solo sulle Alpi di confine, quindi voglio dire una situazione tutto sommato positiva per chi per Natale, Capodanno ha scelto la neve oppure il mare. Tu cosa scegli per Io sempre il il mare. mare, ragazzi? Tornerò comunque per chiederti, eh. Sensato, grazie, le Buona salutiamo giornata a tutti. anche il mio saluto.